Se questa filosofia è errata, se tutte le forme materializzate che emergono in stanze oscure da ancora più oscuri gabinetti sono spiriti di uomini che una volta vissero sulla terra, perché vi è tanta differenza fra esse e i fantasmi che appaiono inaspettatamente, ex abrupto, senza gabinetto né medium? Chi ha mai sentito dire che le apparizioni di anime in pena vaganti intorno al luogo in cui erano state assassinate o che vi tornavano per qualche misteriosa ragione loro propria, avessero mani calde che davano l'impressione di carne vivente e non distinguibili da mortali viventi, se non si fosse saputo che erano morte e sepolte? Abbiamo esempi ben attestati di tali apparizioni che si sono rese improvvisamente visibili, ma mai, fino all'inizio dell'epoca delle materializzazioni, abbiamo visto qualche cosa di simile ad esse. Nel Medium and Daybreak dell'8 settembre 1876 troviamo la lettera di una signora che viaggiava nel continente, in cui è narrata una circostanza avvenuta in una casa infestata. Si legge: uno strano suono venne da un angolo oscuro della biblioteca. Alzando gli occhi, ella vide una nube o colonna di vapori luminosi. Lo spirito legato alla terra errava attorno al luogo, reso maledetto dai suoi delitti. Poiché lo spirito era senza dubbio una genuina apparizione elementare che si era resa visibile per sua propria libera volontà, in breve un'ombra esso era, come ogni ombra che si rispetti, visibile ma impalpabile o, se impalpabile, capace di comunicare al tatto solo la sensazione di una massa d'acqua subitamente afferrata o di un vapore condensato ma freddo, era luminoso e vaporoso. Per quanto possiamo dire, esso poteva essere stato la vera ombra personale dello spirito perseguitato, legato alla terra dal rimorso dei propri delitti o dai delitti di un'altra persona o spirito. I misteri dell'oltretomba sono molti e le materializzazioni moderne li rendono senza valore e ridicoli agli occhi degli indifferenti. A queste affermazioni si può opporre un fatto ben noto agli spiritisti. Chi scrive ha pubblicamente dichiarato di avere visto queste forme materializzate. Lo abbiamo fatto nel modo più sicuro e siamo pronti a ripetere la testimonianza. Abbiamo riconosciuto queste figure come raffigurazioni visibili di conoscenze, amici e perfino parenti. Insieme a molti altri spettatori, le abbiamo udite pronunciare parole in linguaggi non familiari, non solo al medium, ma a tutti coloro che erano nella stanza, eccetto che a noi, e in alcuni casi ignoti a quasi tutti, se non tutti, i medium di America e di Europa, trattandosi dei dialetti, delle tribù e dei popoli dell'Oriente. Al momento questi fatti vennero giustamente considerati come prove conclusive della genuina medianità dell'incolto agricoltore Vermont, che era nel gabinetto. Ma, tuttavia, queste figure non erano le forme delle persone che apparivano essere. Erano semplicemente il loro ritratto costruito, animato e mosso dagli elementari.
Se non abbiamo chiarito questo punto in precedenza, è stato perché il pubblico spiritista non era allora preparato ad ascoltare il principio fondamentale che vi sono spiriti elementali ed elementari. Da allora l'argomento è stato affrontato e più o meno ampiamente discusso, e adesso è meno rischioso tentar di lanciare sull'inquieto oceano della critica la filosofia secolare degli antichi sapienti, perché la mentalità pubblica in qualche modo è stata preparata a considerarla con imparzialità e deliberazione. 2 anni di agitazione hanno prodotto un notevole cambiamento in meglio. Pausanias scrive che 400 anni dopo la battaglia di Maratona si udivano ancora, sul luogo in cui era stata combattuta, il nitrito dei cavalli e le grida delle ombre dei combattenti. Supponendo che gli spettri dei soldati uccisi fossero i loro genuini spiriti, essi apparivano come ombre e non come uomini materializzati. Dunque, chi o che cosa produceva il nitrito dei cavalli? Spiriti equini? E se neghiamo che i cavalli abbiano spiriti, cosa che certo nessun zoologo, filosofo, psicologo e nemmeno alcun spiritista può dimostrare vera o falsa, dobbiamo accettare che furono le anime immortali degli uomini quelle che producevano i nitriti a Maratona per rendere più viva e drammatica la scena della storica battaglia? I fantasmi di cani, gatti e vari altri animali sono stati visti più volte, e su questo la testimonianza universale è attendibile come quella relativa alle apparizioni umane. Chi o che cosa personifica, se possiamo usare questo termine, i fantasmi degli animali defunti? Sono ancora spiriti umani? Così come stanno le cose, non vi è via di uscita. O dobbiamo ammettere che gli animali hanno spiriti e anime sopravviventi al pari di noi, o dobbiamo pensare con Porfirio che nel mondo invisibile vi sia una sorta di demoni infidi e maliziosi, esseri intermedi fra gli uomini e gli dèi, che si divertono ad apparire sotto ogni forma immaginabile, cominciando con la forma umana e finendo con quelle dei più animali vari. Prima di arrischiarsi a decidere se le forme spettrali di animali, così spesso viste e attestate, siano gli spiriti di animali defunti, dobbiamo attentamente considerare il loro comportamento. Questi spettri agiscono secondo le abitudini e mostrano gli stessi istinti che avevano in vita? Gli spettrali animali da preda stanno all'agguato di vittime e gli animali timidi fuggono in presenza dell'uomo? Oppure dimostrano un malvolere e un'intenzione di nuocere del tutto estranea alla loro natura? Molte vittime di queste ossessioni, in particolare i perseguitati di Salem e altri casi storici di stregoneria, affermano di avere visto cani, gatti, maiali e altri animali entrare nella loro stanza, colpirli, camminare sui loro corpi addormentati e parlare con loro, spesso incitandoli al suicidio o ad altri delitti. Nel caso ben attestato di Elizabeth Heslinger, citato dal dottor Kerner, l'apparizione dell'antico prete di Wimmental fu accompagnata da un grande cane nero che egli chiamava suo padre. E questo cane, in presenza di numerosi testimoni, saltò sui letti dei prigionieri. Un'altra volta il prete apparve con un agnello e talora con 2. La maggior parte degli imputati di Salem erano accusati dalle veggenti di tramare e complottare cattive azioni con degli uccelli gialli che si posavano sulla loro spalla o sulle travature sopra la loro testa. E
a meno di rifiutare la testimonianza di migliaia di testimoni in tutte le parti del mondo e in ogni epoca, e di concedere il monopolio della chiaroveggenza ai medium moderni, gli spettri di animali appaiono e mostrano tutti i peggiori tratti di una natura umana depravata, pur non essendo essi stessi umani. Dunque, che cosa possono essere se non elementali? Cartesio fu uno dei pochi a credere e ad osar dire che dobbiamo alla medicina occulta scoperte destinate ad estendere il dominio della filosofia. E Brea de Beaumont non solo condivise queste speranze, ma dichiarò apertamente la sua simpatia per il supernaturalismo, che considerava il grande credo universale. Pensiamo con Guizot. Egli dice che l'esistenza della società sia legata ad esso. Invano la ragione moderna, che nonostante il suo positivismo non può spiegare l'intima causa di alcun fenomeno, respinge il supernaturale. Esso è universale e si trova alla radice di tutti i cuori. Le menti più elevate sono spesso i suoi più ferventi discepoli. Cristoforo Colombo scoprì l'America e Amerigo Vespucci gliene tolse la gloria usurpando i suoi diritti. Teofrasto Paracelso riscoprì le occulte proprietà della calamita, l'osso di oro che 12 secoli prima aveva avuto una parte così importante nei misteri teurgici, e divenne naturalmente il fondatore della scuola del magnetismo e della teurgia magica medievale. Ma Mesmer, che visse circa 300 anni dopo di lui e come discepolo della sua scuola, portò dinanzi al pubblico le meraviglie del magnetismo, si appropriò della gloria che era dovuta al filosofo del fuoco, mentre il grande maestro morì in un ospedale. Così va il mondo. Nuove scoperte che evolvono da scienze antiche, nuovi uomini e la stessa vecchia natura.